Ecco fatto, registrazione partita. Allora, ripartiamo da domenica scorsa, quando abbiamo finito di vedere il bilancio di previsione. Siamo arrivati alle variazioni di bilancio. Vedremo nel corso dei prossimi incontri, penso nei prossimi due incontri, oggi e domani, le variazioni di bilancio. Che cosa sono queste variazioni di bilancio? Sono variazioni che servono per variare il bilancio di previsione. Perché occorre variare il bilancio di previsione di un qualsiasi comune? Prima di tutto per la scansione temporale, quindi per ragioni temporali noi dobbiamo approvare il bilancio di previsione entro il 31 di dicembre. È evidente che un bilancio di previsione che ha una scansione temporale dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dell'anno successivo ha bisogno di essere variato in circostanze che non sono previste e non sono prevedibili nel momento in cui è stato approvato. Oltre a questo, ci possono essere esigenze impreviste, imprevedibili, di carattere così straordinario, tipo l'esondazione, tipo il terremoto, tipo altre attività, tipo una nevicata abbondante, tipo una pioggia torrenziale e altri generi. Ma ci possono essere variazioni di altro tipo, per esempio un'entrata non prevista, imprevedibile, che per esempio una donazione, qualcuno decide di donare qualche cosa al comune, quindi occorre variare il bilancio di previsione per fare in modo che questa entrata venga regolarmente registrata, imputata nel capitolo di entrata non previsto, anzi che si deve prevedere, e che venga utilizzata nel miglior modo possibile e nel tempo minor possibile, perché ovviamente il tempo è denaro anche per l'amministrazione pubblica. Quindi lasciare disponibilità in bilancio di previsione senza che vengano utilizzate non è certamente una cosa accettabile e plausibile. Andiamo subito a vedere quali sono gli organi che possono variare il bilancio di previsione, quali variazioni prevede il legislatore e vedremo quali sono gli strumenti che ci dà il legislatore circa le variazioni del bilancio di previsione. Eccolo qua, variazione del bilancio di previsione in termini generali l'abbiamo già discusso, già commentato. Sappiamo che il bilancio di previsione è composto da due parti essenziali, la parte entrata e la parte spesa, e vediamo perché variamo il bilancio di previsione. Dobbiamo adeguarlo alla realtà, si tratta pur sempre di un bilancio di previsione e quindi dobbiamo variare attinente alla realtà gli stanziamenti originari previsti, migliorare le risorse, l'utilizzo delle risorse disponibili, possibilmente senza perdita di tempo, quando il responsabile dell'ufficio ragioneria vede per esempio che c'è una nuova entrata, deve cercare di utilizzare questa maggiore entrata nel minor tempo possibile per dare maggior utilità alla collettività presso la quale presta servizio. Utilizzare subito le eventuali maggiori risorse, ovviamente quando ci sono, non sempre ci sono maggiori risorse, e fronteggiare purtroppo le inevitabili maggiori spese impreviste. Quale potrebbe essere questa maggiore spesa imprevista? Per esempio un imprevisto aumento della benzina, del prezzo internazionale della benzina e quindi anche nazionale, del prezzo internazionale del petrolio e quindi a cascata del prezzo della benzina, per far funzionare i mezzi della polizia locale, i mezzi dell'ufficio tecnico, i mezzi dell'ufficio assistenza sociale e così via.
Che tipo di variazioni di bilancio possiamo avere? Possiamo avere sostanzialmente due tipi di variazioni, quelle che possono interessare solo le spese, quindi io guardo soltanto le spese, quando si effettuano ricollocamenti di risorse fra interventi diversi nello stesso servizio o servizi diversi. Cosa succede? L'ufficio assistenza sociale ha bisogno di fondi, siamo nel titolo primo della spesa. L'ufficio vigilanza ha risorse sovrabbondanti rispetto alle necessità, quindi è necessario stornare parte delle risorse abbondanti che sono presenti nei capitoli dei vigili, tanto per intenderci, e dare maggiore risorse dove siamo deficitari, in questo caso servizio assistenza sociale. Arriva una nuova famiglia residente nel nostro comune, ha bisogno di assistenza perché per ragioni personali, economiche, di condizioni personali eccetera, ha bisogno di essere temporaneamente assistita, non hanno la capacità economica per risolvere i loro problemi in maniera autonoma, il comune provvede, ma nel bilancio non era prevista la somma utile per questo tipo di attività, preleva una parte di disponibilità da capitoli che sono sovrastimati. In questo caso, dato che variamo solo la parte spesa, è evidente che da un punto di vista contabile i totali di bilancio non cambiano, perché prelevo 100 euro dai vigili, do 100 euro all'ufficio assistenza, i totali di bilancio, i totali contabili non cambiano, non cambia neanche l'equilibrio economico che abbiamo visto, perché è sostanzialmente uno storno di fondi all'interno della sezione spesa. Poi le variazioni ovviamente possono interessare sia le entrate che le spese, in questo caso i totali di bilancio cambiano. Esempio, per me che le dona 1 milione di euro al comune Cielo Azzurro, il comune Cielo Azzurro è felicissimo di aver ricevuto questa donazione di 1 milione di euro, varierà il bilancio di previsione nella parte entrata, varierà il bilancio della previsione nella parte spesa, i totali contabili cambieranno, cambierà anche la parte contabile dell'equilibrio economico, ma tuttavia nei totali, pur essendo variati, l'equilibrio economico sussisterà ancora. Andiamo avanti un altro pochettino. Chi può variare il bilancio di previsione? Ovviamente chi lo approva. E chi lo approva? Consiglio comunale. Le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, possono essere eseguite entro il 30 novembre. Perché entro il 30 novembre? Perché il 30 novembre vedremo che avremo un altro obbligo di carattere contabile, e entro il 31 di dicembre per quelle previste dall'articolo 175,3 che vedremo. Possiamo avere istituzioni di tipologia di entrate senza vincolo di destinazione, quindi entrate che non sono vincolate, costanzialmente pari a zero a seguito dell'accertamento e riscossione di entrate non previste. Possiamo istituire capitoli in entrata con stanziamento pari a zero, ma sappiamo che per Nekele ha intenzione di farci una donazione, variamo il bilancio di previsione, istituiamo un nuovo capitolo di entrata, un nuovo capitolo di spesa, in attesa di conoscere esattamente quale sarà l'importo che per Nekele ha intenzione di donarci. L'utilizzo delle quote dell'avanzo di amministrazione, se presente, accantonato e vincolato, questo lo vedremo in caso quando parleremo del conto consuntivo. Rimputazione agli esercizi in cui sono esigibili le obbligazioni riguardanti le entrate vincolate già assunte e le spese correlate. Questo è solo un aggiustamento di bilancio, perché stiamo reimputando ad esercizi successivi in cui sono esigibili le obbligazioni riguardanti le entrate
state vincolate. In sostanza andiamo a vedere che cosa succederà anche nelle gestioni di competenza future. Le variazioni delle dotazioni di cassa, quando facciamo le variazioni di bilancio dobbiamo tener conto sempre che dobbiamo anche fare le variazioni delle dotazioni di cassa, altrimenti sarebbe impossibile emettere la reversale d'incasso oppure il mandato di pagamento. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e ai capitoli collegati. Voi sapete che il fondo pluriennale vincolato è il fondo che riguarda vari anni e che ha origine da entrate vincolate che abbiamo registrato negli esercizi precedenti. Qua vi faccio tutto l'elenco, poi non è necessario ricordarle tutte, ovviamente il materiale è a vostra disposizione, se troverete una variazione di bilancio aprite questo file e vi verrà fuori l'elenco come stiamo vedendo. Non è necessario capire esattamente tutti gli oggetti delle variazioni, l'importante è, dopo vedremo, quando avremo sotto il naso una delibera di variazione di bilancio, capire se questa delibera di variazione è accettabile, non è accettabile, dove è andata a variare il bilancio e perché l'ha variato. Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. Anche queste sono particolarità tecniche. Oltre al Consiglio Comunale, le variazioni di bilancio possono essere effettuate anche dalla Giunta Municipale. Facciamo un piccolo riassunto: sapete che il Consiglio Comunale è l'organo volitivo, l'organo che decide la volontà amministrativa e politica del Comune, sappiamo che la Giunta invece è l'organo esecutivo, la Giunta trasferisce la volontà politica, la volontà amministrativa del Consiglio Comunale in atti efficaci, utili a dare rilevanza esecutiva alla volontà del Consiglio Comunale. Come possono essere effettuate le variazioni da parte della Giunta Comunale, della Giunta Municipale? Possono essere effettuate in via d'urgenza, senza attendere la convocazione del Consiglio Comunale, devono essere debitamente motivate, ovviamente. Succede un'esondazione, purtroppo questo è un territorio di esondazioni, succede un'esondazione causa una pioggia torrenziale, un diluvio. Abbiamo parte del territorio del comune che è allagato, bisogna provvedere sia per la sicurezza dei cittadini, sia per i trasporti pubblici, eccetera. Non possiamo attendere la convocazione del Consiglio Comunale, perché dobbiamo dare la disponibilità all'ufficio tecnico, all'ufficio vigilanza, di mettere in sicurezza il territorio che è stato allagato e di permettere una gestione dei trasporti pubblici e privati che sia in maniera corretta e in sicurezza. Quindi dobbiamo motivare, la Giunta motiverà la variazione del bilancio dicendo: queste sono le condizioni, abbiamo variato il bilancio di previsione, abbiamo stornato dei fondi, li abbiamo utilizzati in questo modo per i seguenti motivi. È sufficiente fare questo? No. Il Consiglio Comunale deve essere messo al corrente delle attività della Giunta Municipale. E come può essere messo al corrente? Ovviamente ci sarà uno scambio di telefonate informali, ma queste non hanno rilevanza, dobbiamo avere un atto di rilevanza formale, quindi le delibere di giunta che variano il bilancio di competenza, il bilancio di previsione, dovranno essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale appena di decadenza
entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre. Perché il legislatore prevede questo? Perché è evidente, la Giunta provvede immediatamente con i tempi minimi necessari per la variazione del bilancio di previsione, dopodiché a tempo 60 giorni, quindi c'è tutto il tempo per convocare il Consiglio Comunale e sottoporre a ratifica le variazioni eseguite dalla Giunta. Così il Consiglio Comunale è a piena conoscenza con un atto formale che il bilancio è stato variato dalla Giunta e dà tutte le motivazioni, perché abbiamo visto prima che devono essere motivate, a tutte le dimostrazioni e le motivazioni utili per capire se quella variazione di bilancio è stata corretta e accettabile oppure no. E se il Consiglio Comunale non ratifica la delibera di giunta municipale? Noi abbiamo fatto le esondazioni, ma al posto di spendere 50.000 euro ne abbiamo spesi 500.000. Poi il Consiglio Comunale dice: ma perché una cifra del genere, quando con 100.000 euro sarebbero stati più che sufficienti per risolvere il problema? La ratifica, se non c'è da parte del Consiglio Comunale, si configura come condizione risolutiva dell'atto non ratificato. Se il Consiglio Comunale non ratifica, la delibera di giunta comunale è come non fosse mai stata eseguita. Adesso lo vediamo. In quel caso, il Consiglio Comunale prevederà anche in termini sia economici, sia penali, sia giuridici, eccetera, con richiesta di risarcimento danni, eccetera. Vediamo un caso limite: se il Consiglio Comunale ratifica parzialmente. Io ho speso 500.000 euro, di quei 500.000 euro te ne accetto la metà. Che cosa succede? Il Consiglio Comunale entro 30 giorni, e comunque entro sempre la fine dell'anno, entro il 31 dicembre, perché il 31 di dicembre chiude l'esercizio, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei rapporti eventualmente sorti con la delibera di giunta municipale. Io ho fatture per 500.000 euro, 250.000 euro le ho accettate, ho ratificato parzialmente la delibera di giunta municipale, per gli altri 250.000? Per gli altri 250.000, per me che le ha fornito la ghiaia, ha fornito i mezzi bulldozer per sistemare la ghiaia, gli spettano ancora 250.000 euro, cioè gli spettano 250.000 euro che non sono stati ratificati. Il Consiglio Comunale, dato che la Giunta si è obbligata nei confronti della Pernekele S.p.A. manutenzione stradale, il Consiglio Comunale provvederà a fare atti conseguenti, tipo, che ne so, dichiararlo un debito fuori bilancio, tipo decidere di finanziare comunque quella parte che è stata non ratificata, oppure di contestare, dire: la fattura di Pernekele S.p.A. non ha ragione di esistere, perché ha fornito un decimo della ghiaia che viene indicata in fattura, perché il prezzo è stato decuplicato, quindi noi non abbiamo intenzione di ratificare questa parte, comunque di sistemare i rapporti fra il comune di Cielo Azzurro e la Pernekele S.p.A. costruzioni stradali. Se variamo il bilancio di previsione, abbiamo sempre comunque bisogno di un parere, non solo quello di regolarità contabile
e di copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria. Non solo abbiamo bisogno del parere degli uffici che sono interessati da questo tipo di variazione, ma dobbiamo avere anche il parere preventivo o comunque prima che venga in discussione la variazione di bilancio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da parte del Revisore Unico. Perché questo? Perché in ogni caso, benché sussista l'urgenza, benché sussista la motivazione, benché si debba agire immediatamente, occorre sempre il parere dell'organo di revisione per garantire gli equilibri economici e gli equilibri finanziari. In sostanza, che quella delibera che va a variare il bilancio di previsione, che sia di giunta, che sia di consiglio comunale, rispetti sempre i dettami di un controllo legale dei conti. Se vediamo che arriva in giunta o che arriva in consiglio comunale una variazione di bilancio senza il parere del revisore o del collegio del revisore dei conti, questa delibera non può essere adottata, non può essere accettata, perché questo è un parere obbligatorio. Qualche volta succede che, perché nei comuni succedono tante cose, ma il revisore è in ferie, non ha potuto, è impegnato, ce lo darà, intanto proviamo la delibera. No. Senza il parere del revisore o del collegio, se il collegio dei revisori sono tre signori, tre professionisti, quindi uno dei tre sarà pur presente, se è revisore unico, ovviamente se è stato impegnato si dovrà provvedere in altro modo, ma il parere di regolarità di controllo legale dei conti deve sempre sussistere, perché altrimenti non è possibile andare avanti. Poi ci sono altre delibere che la giunta può adottare, per esempio quelle, le variazioni del bilancio, che non hanno discrezionalità e che sono quelle adottate per decisioni meramente applicative, quindi già assunte dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha già assunto una determinata decisione, la Giunta Municipale non farà altro che dare esecuzione ad una volontà già espressa dal Consiglio Comunale. Poi abbiamo altri tipi di variazioni, tipo quelle riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nell'esercizio provvisorio. Noi abbiamo accantonato una parte di avanzo di amministrazione nell'esercizio provvisorio, la giunta municipale può variare il bilancio perché comunque c'è già stata un'espressione di volontà. Ancora abbiamo le variazioni di compensative tra le dotazioni dell'emissione dei programmi riguardante l'utilizzo delle risorse comunitarie e vincolate. Anche questo, abbiamo le risorse da parte dell'Unione Europea oppure già vincolate con delibera del Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, dato che una variazione prettamente esecutiva, può fare la variazione di bilancio. Quali sono le variazioni vietate? Ecco perché serve sempre il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, perché dobbiamo essere sicuri di non andare contro legge. Quindi l'articolo 175 del nostro testo unico degli enti locali, ai commi 6 e 7, le ho riportati lì, quali sono quelle vietate? Sono vietate le variazioni giunta compensativi tra macro aggregati appartenenti a titoli diversi. Vedete sotto, vi ho fatto una descrizione, che cos'è il macro aggregato? Costituisce l'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa, quindi bisogna rispettare la natura economica della spesa, e sono ripartiti in capitoli che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione. Quindi non possiamo fare variazioni di bilancio che riguardano macro aggregati diversi, possiamo fare variazioni di bilancio che riguardano gli stessi macro aggregati, non possiamo andare fuori da questo. Infine,
sono vietati gli spostamenti dei capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro in favore di altre parti di bilancio. Che cosa vuol dire questo? L'abbiamo visto la volta scorsa. Vi ricordate quando abbiamo detto che le partite di giro, sia in parte entrata sia in parte uscita, non danno un risultato economico? Vi ricordo l'esempio: nel parcheggio del comune abbatte il palo con il fee del parcheggio. Che cosa fa il comune? Riceverà 500 euro dall'assicurazione di Pernechele, spenderà i 500 euro per raddrizzare il palo del parcheggio del comune. Da un punto di vista contabile noi dobbiamo registrare questa entrata e questa uscita, ma le entrate pareggiano, quindi non abbiamo risultato economico. La stessa cosa, ripeto, le ritenute sul personale dipendente. Per me che le 1300 euro di stipendio ha una ritenuta di 300 euro per gli istituti previdenziali e assistenziali, trattengo 300 euro dalla misera busta paga di Pernechele, verso 300 euro agli istituti previdenziali e assistenziali. Registro le note contabili in bilancio, perché se il revisore dei conti viene a controllare se ho effettivamente versato queste 300 euro, devo avere la dimostrazione contabile della ritenuta e del versamento, ma da un punto di vista economico per il comune non cambia assolutamente niente. Le variazioni, non posso fare una variazione di bilancio da uno di queste partite di giro, per esempio per impinguare il titolo primo della spesa o per impinguare le entrate al titolo primo delle entrate, per esempio quelle tributarie. Questo non lo posso fare. Dimmi. Mi sembra che sia possibile impingare le limite e per impinguare certi articoli che non sono anticipati da 100 per quanto riguarda la manutenzione delle aree pubbliche. Questo mi sembra un possibile, si può. Sono variazioni di bilancio, si può fare in parte, per esempio l'introito delle multe, prevediamo, 100.000 euro di entrata delle multe, abbiamo superato i 100.000 euro previsti in bilancio, abbiamo 10.000 euro in più, questi 10.000 euro possono essere utilizzati per esempio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per fare gli scivoli nei marciapiedi oppure per l'ingresso delle scuole e cose di questo genere. È possibile farlo nel caso ci sia questo, abbiamo una variazione di bilancio in termini sia di entrata che in termini di spesa. Perché? Perché dobbiamo registrare una maggiore entrata, perché da 100.000 passiamo a 110.000 euro, e avremo una variazione nella spesa per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per il ripristino di qualche rivale eccetera, oppure per la sicurezza stradale, oppure per l'acquisto di maggiore segnaletica. Sempre ricordando comunque la gratuità. Sempre. Può essere messa in bilancio, perché è visto che è messo in bilancio per altri. No, va solo per la viabilità. Poi vediamo ancora, sono vietati gli spostamenti tra le somme registrate nei residui e la competenza. Esempio. Che cos'è un residuo? Facciamo l'esempio di un residuo passivo. Io ho impegnato 10.000 euro per l'acquisto dei pannolini della scuola materna e non li ho ancora spesi tutti, perché la fattura mi arriverà dopo. Quindi di 10.000 euro ne ho spesi 8.000, 2.000 mi sono rimasti. In competenza sono carente, devo comprare i biberon e mi mancano 2.000 euro. Risolvo velocemente il problema, prendo i 2.000 euro dai residui e li metto in competenza. No,
questo non si può fare e non è giusto farlo, perché quei residui appartenevano alla competenza dell'esercizio precedente a quello in cui sto operando. La soluzione giusta è fare una variazione di bilancio prelevando disponibilità eccessive da un altro capitolo ed impinguare il capitolo per acquistare i biberon. Non posso assolutamente fare spostamenti fra residui e competenza, questo mai in nessun caso. A parte il fatto che se dovessi fare una cosa del genere avrei bisogno di fare una variazione di bilancio, questa variazione di bilancio avrebbe bisogno del parere di regola rentà contabile e di disponibilità da parte dell'ufficio ragioneria e mi verrebbe bloccata, non solo, ma se dovessi andare a chiedere il parere del revisore o del collegio dei revisori, in questo caso squillerebbe immediatamente il telefono: ma che cosa state facendo? È vietato, non si può fare. Qui abbiamo una cosa piuttosto. Che parecchie possibilità veramente di rubare. Il legislatore è stato molto attento, vedete che ha messo parecchie regole, parecchi paletti, poi è la gestione che qualche volta non è attenta, diciamo così, non è attenta. La gestione è sempre soggetta a variazioni che non sono previste dal legislatore, ovviamente, ma noi dobbiamo guardare quello che ci dice il legislatore, noi dobbiamo seguire le regole e le regole devono essere seguite prima di tutto dall'amministrazione comunale, perché è nel suo interesse, dalla maggioranza, e soprattutto la minoranza deve fare il suo lavoro, cioè deve controllare che tutto ciò che viene fatto dall'amministrazione in carica sia rispondente alla volontà del legislatore. Uno, perché gli conviene, perché evita magari azioni anche di carattere giudiziario. La minoranza gli conviene perché così sta facendo il suo lavoro, in sostanza, quello di controllare che tutte le cose siano in perfetta aderenza con la legge. Con la nuova legislazione del 2011, con il nuovo decreto, i nuovi decreti che sono entrati in vigore, che sono stati emessi nel 2011, abbiamo una variazione nel fondo di riserva. Vi ricordate il fondo di riserva che è nel titolo primo e vi avevo detto rimandiamo perché lo incontreremo, adesso lo vediamo, il fondo di riserva. Che cos'è questo fondo di riserva? È un fondo che può essere tranquillamente utilizzato da parte della giunta municipale e serve proprio per le spese impreviste. Per esempio, abbiamo avuto un fortunale, ha abbattuto 4 pini secolari del parco municipale, dobbiamo provvedere a sistemarlo, a rendere il parco ancora fruibile. Non abbiamo né il tempo né la possibilità di convocare il Consiglio Comunale, non abbiamo il tempo per variare il bilancio di previsione perché per vari motivi abbiamo disponibilità dal fondo di riserva, preleviamo la disponibilità dal fondo di riserva, impinguiamo il capitolo della manutenzione del parco comunale ed agiamo immediatamente. Come deve essere costituito il fondo di riserva? Possiamo mettere un fondo di riserva su un bilancio di un comune, del comune di Cielo Azzurro, che quadra con 7 milioni di euro, ci facciamo un bel fondo di riserva di 5 milioni di euro. Lo facciamo così tutte le volte prelediamo dal fondo di riserva, abbiamo sistemato la questione. No, troppo alto, squilibrato rispetto a...
ce lo giuro, quadra, il bilancio quadra su 7 milioni di euro, mettiamo 10 euro nel fondo di riserva. Facciamo così, ovviamente sono casi estremi, è evidente che no, nessuno di due. Che cosa ci dice il legislatore? Ci dice che il fondo di riserva deve essere costituito in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% della spesa corrente. Che cosa dice il legislatore? Caro Comune di Cielo Azzurro, guarda il totale della tua spesa corrente, cioè la spesa incomprimibile. Su questa spesa corrente, su questo totale, il fondo di riserva non deve essere inferiore allo 0,30, ma non deve neanche essere superiore al 2% del totale della spesa corrente. Fra lo 0,30 e il 2%, qualsiasi cifra tu imponga, tu decida di destinare al fondo di riserva, per me legislatore va bene. Quindi dà anche una misura di quanto deve essere. Il 50% di questa quota minima del fondo può essere utilizzata per spese imprevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi per l'amministrazione. Arriva un decreto ingiuntivo, comune paga una determinata cifra. Decreto ingiuntivo, un decreto al quale bisogna provvedere, non era previsto questo decreto ingiuntivo perché nei ritardi burocratici eccetera, non si aveva contezza eccetera, mettiamolo così, dobbiamo prelevare dal fondo di riserva perché il decreto aggiuntivo è in scadenza. Se non facciamo questo abbiamo un danno certo per l'amministrazione, quindi questa è una quota di questo fondo di riserva, la metà di questo fondo di riserva deve essere utilizzato per spese imprevedibili a cui il comune di Cielo Azzurro deve far fronte, perché sennò avrebbe un danno certo ed esigibile. La parte restante, quindi l'altro 50%, può essere utilizzata per esigenze straordinarie di bilancio o nel caso che le dotazioni di spesa correnti siano insufficienti. L'abbiamo visto prima, dobbiamo, per una congiunzione astrale negativa si sono rotti tutti i biberon della scuola materna, non abbiamo neanche uno di riserva, dobbiamo provvedere immediatamente perché i bambini bisogna nutrirli, non abbiamo disponibilità sul fondo per il funzionamento e mantenimento della scuola materna, dobbiamo prelevare dal fondo di riserva ed impinguare per avere la disponibilità. Dal 2015, quindi da quando è entrato in vigore il bilancio armonizzato, al fondo di riserva tradizionale si aggiungono altri due fondi. Quindi vedete che il legislatore sul fondo di riserva ha lavorato, e secondo me anche con buon senso. Prevede il fondo di riserva di cassa, che è obbligatorio, quantificato in misura non inferiore al 0,2% delle spese finali, quindi di tutte le spese, e questo nuovo fondo, che prima era sconosciuto nei bilanci del comune, il fondo per le spese potenziali. Che cosa sono queste spese potenziali? Quelle che hanno natura facoltativa e può essere utilizzato per far fronte a passività potenziali. Che cos'è? Io prevedo che potenzialmente si possa verificare una spesa imprevista, che ne so, ho una competizione automobilistica sul mio territorio,
Non sono sicuro che ci possa essere un incidente che, non so, mi abbatta delle barriere stradali, che mi abbatta qualche segnale, che succeda qualche cosa, che qualche mezzo per la velocità esca e mi vada a distruggere un giardino pubblico, eccetera. È una spesa di cui non sono sicuro che avverrà, ma potenzialmente è possibile che si verifichi, perché durante questa manifestazione automobilistica possono succedere tante cose. Bene, so che dovrò far fronte a questa manifestazione sportiva, prudenzialmente accantono, perché a natura, vedete, sottolineato facoltativa, accantono 30.000 euro, perché se una macchina mi va fuori strada, mi abbatte un cartello stradale, mi distrugge una parte di giardino, va a fuoco e quindi mi brucia tutta una parte del territorio, devo provvedere, e provvedo con questi fondi. Ripeto, questa è natura facoltativa. Di chi è la competenza per il prelievo del fondo di riserva e dal fondo delle spese potenziali? Sono di competenza della giunta municipale e possono essere deliberate fino al 31 dicembre di ogni anno, e comunque vanno comunicate, non vanno sottoposte a ratifica, vanno comunicati al Consiglio Comunale secondo i tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente. Se ricordate, abbiamo dato uno sguardo veloce nel secondo incontro, mi pare, al regolamento di contabilità. Nella cartellina, quando vi giro tutti i file, trovate sia il regolamento di contabilità, trovate tutta la documentazione che stiamo esaminando. Queste sono le variazioni di bilancio di previsione che, vedete, ci aiutano ad avere una gestione corretta di tutte le situazioni impreviste, imprevedibili e potenziali che possono succedere nel corso dell'esercizio. Sì. Vediamo velocemente una delibera di variazione, ne vediamo una velocemente, non guardiamo il comune perché non ci interessa, a noi interessa la parte descrittiva, perché la giunta decide di variare. Allora, premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 80-23, ha approvato il bilancio di previsione, e questo ci sta bene, che la giunta comunale, con sua deliberazione numero del 30 giugno, ha approvato il piano esecutivo di gestione che, come abbiamo sentito nelle vostre scorse, è la parte di bilancio che viene assegnata ai responsabili dei servizi. Il Consiglio Comunale, con deliberazione numero del 3 agosto 2015, ha approvato l'assestamento generale, lo vedremo, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che vedremo fra un po'. Tenuto conto che con deliberazione giunta comunale si avrebbe provveduto ad un prelevamento dal fondo di riserva, che con atto del responsabile del servizio finanziario sono state effettuate le variazioni al piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 175,5 del testo unico degli enti locali, rilevato che può sussistere il rischio di minore entrate per le quali occorre adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulta necessario ed urgente approvare variazione del predetto bilancio di previsione 2015-2017, in quanto in via prudenziale ed in seguito all'indicazione del Collegio del Revisore dei Conti si ritiene opportuno utilizzare il risparmio di parte corrente derivante dalla rinegoziazione di mutuo effettuata nell'esercizio scorso. E qua va tutta la descrizione, non la leggiamo tutta perché, ma vedete che deve essere motivata, viene efficacemente descritto, e nella parte delibera c'è lo schemino dove ci dice: nella parte spesa abbiamo una variazione in aumento di 2.257.000,
che abbiamo variazioni in diminuzione sempre dello stesso importo. La cosa che a noi più interessa, al di là della rilevazione contabile, è questa. Vedete, abbiamo una relazione da parte del dirigente dell'ufficio ragioneria, dove ci dice perché variamo il bilancio. Poi andiamo avanti e vediamo lo schema contabile, dove ci dice dove vengono variati, in quale, ci dice le variazioni degli equilibri di bilancio che restano immutati, ci dice il responsabile dell'ufficio ragioneria, variamo il bilancio, ma gli equilibri di bilancio con questa variazione non vengono variati, sussistono comunque, ed allega gli schemi. Abbiamo il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria, vedete che è favorevole. Parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile. E abbiamo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, vista la variazione urgente 2015-2017, qui dicono le loro motivazioni ed esprime parere favorevole. Fatto questo, noi possiamo, qua sono i due signori che uno è assente, non importa. Fatto questo, la delibera viene adottata, viene pubblicata e il bilancio di previsione è stato così variato. La parte che più interessa, che spero sia stato utile, è capire perché abbiamo necessità di variare il bilancio di previsione, chi può variare il bilancio di previsione, in quali occasioni, quali sono i paletti previsti dal legislatore, quali sono i pareri che dobbiamo assolutamente avere perché la variazione di bilancio possa essere adottata. E questo è un primo passaggio. Adesso abbiamo ancora un'ora, poco meno, poco più perché sono arrivato in ritardo. Vediamo, affrontiamo un altro punto piuttosto interessante. Abbiamo visto prima che ci dice che gli equilibri di bilancio sono comunque mantenuti, lo abbiamo appena visto in allegato alla delibera di variazione di bilancio. Il legislatore obbliga tutti i comuni, e lo vedremo fra un po', a controllare in un determinato periodo dell'anno che gli equilibri di bilancio vengano sempre mantenuti. Prima della chiusura dell'esercizio, il legislatore dice: caro comune, cari comuni italiani, volete per favore controllare che gli equilibri di bilancio vengano mantenuti in modo tale che, se riscontrate che questi equilibri di bilancio non sono mantenuti, da provvedere immediatamente al fine di evitare che ci sia un disavanzo di amministrazione? Lo fate per favore? Sì, lo dovete fare perché è un obbligo di legge e dovete farlo secondo le indicazioni che adesso vediamo. Quindi un conto è la variazione di bilancio, definiamolo così, per necessità ed urgenza, o per necessità, speriamo che l'urgenza non ci sia mai. Il controllo del mantenimento degli equilibri di bilancio è un'altra situazione. Si può provvedere con una variazione di bilancio per mantenere gli equilibri, ma questo è un obbligo che impone il legislatore a tutti i comuni. Sbagliato. Andiamo qua. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Vediamo la normativa, prima di tutto, normativa piuttosto semplice in questo caso. Siamo all'articolo 193 del testo unico, che è il nostro riferimento essenziale.
come faccio a capire se gli equilibri di bilancio non sono stati mantenuti, sono un pericolo, c'è qualche cosa nel bilancio che probabilmente potrebbe portarmi, se non esaminato, se non controllato, a uno squilibrio, a un possibile disavanzo di amministrazione. C'è qualcheduno che controlla costantemente il bilancio, o il bilancio non lo controlla nessuno, facciamo tutte le nostre variazioni, andiamo tranquillamente a fine anno, nessuno controlla, nessuno ha visto, nessuna responsabilità. No, il legislatore dice no. Ci devono essere delle segnalazioni obbligatorie, non è che uno dica vabbè l'ho visto, ma sì tanto sono sicuro che aggiusteremo tutto quanto nei prossimi mesi, sì l'ho vista ma non è cosa da preoccuparsi, no. E chi è delegato al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio? È responsabile del servizio finanziario, capo ufficio ragioneria, tanto per intenderci, il quale in ottemperanza al regolamento di contabilità che conoscerà meglio dei componenti della sua famiglia perché l'avrà stampato a memoria nella sua testa, quando rileva che nella gestione delle entrate o nella gestione delle spese o nella gestione dei residui ci possano essere delle criticità non compensabili con maggiori entrate o minori spese, vede che le entrate vanno male, oppure dall'altra parte che le uscite sono esorbitanti rispetto all'andamento normale della gestione, oppure nei residui ci sono degli squilibri tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, che cosa deve fare? Deve obbligatoriamente, non è una facoltà, deve obbligatoriamente segnalare quando, fra un mese, due mesi, tre mesi, no, deve segnalare in maniera piuttosto veloce, entro 7 giorni dalla conoscenza dei fatti. Perché dalla conoscenza dei fatti? Perché il capo ufficio ragioneria avrà pure una famiglia, se non ha famiglia sicuramente andrà in ferie, quando ritorna dalle ferie guarda la contabilità, scopre, vede che c'è qualche cosa che secondo lui pregiudica la salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro 7 giorni da quando si è reso conto di questa cosa, a chi comunica? Al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale, al collegio del revisore dei conti o revisore unico, alla corte dei conti sezione controllo, le sue osservazioni relative al mantenimento degli equilibri di bilancio. Cari signori, mi sono accorto che la parte entrata non è stata completamente, non risponde completamente alle previsioni, la parte uscita è esorbitante, la parte dei residui si sono verificati questi elementi che secondo me pregiudicano la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lo faccio perché l'articolo 193 e il regolamento di contabilità mi obbliga di farlo. Che cosa fa il Consiglio Comunale da quando riceve questa nota scritta e sottoscritta, protocollata da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria? Il Consiglio Comunale prevede a riequilibrio entro 30 giorni da ricevimento della segnalazione. Non è che il Consiglio Comunale riceve la segnalazione, a parte che ci sono i revisori dei conti, che comunque se vedono una cosa del genere prima squilla il telefono e poi arrivano le letterine al sindaco e al segretario comunale. Non è che il Consiglio Comunale dica vabbè l'ho visto, grazie, sei stato molto gentile, hai adempiuto i tuoi obblighi di legge, grazie, arrivederci. No, lo vede entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Sì, abbiamo visto, grazie ragioniere, sì, grazie
revisore dei conti, grazie a Corte dei Conti, il Consiglio Comunale non fa niente. Abbiamo ricevuto la mancata adozione. Che cosa succede se noi, se il Consiglio Comunale non provvede entro i termini di legge che abbiamo visto prima? La mancata adozione della delibera di cui sopra è per il legislatore equivalente alla mancata approvazione del bilancio di previsione, secondo l'articolo 141,1 lettera C del testo unico legge comunale. E qual è la sanzione prevista dal legislatore nel caso il Consiglio Comunale non provveda con delibera entro 30 giorni alla salvaguardia del mantenimento dell'equilibrio comunale? Li manda a casa, c'è lo scioglimento del Consiglio Comunale con l'intervento del commissario prefettizio. Tu Consiglio Comunale sei stato informato che devi provvedere al mantenimento degli equilibri di bilancio, non hai fatto nulla, sciolgo il Consiglio Prefetto con il prefetto, scioglie il Consiglio Comunale, manda il commissario prefettizio, alla fine dell'attività del commissario prefettizio si fanno nuove elezioni, si fanno nuove elezioni amministrative. Quindi è pesantissima il provvedimento che prevede la legge nel caso non vengano mantenuti gli equilibri di bilancio. Perché? Perché si vuole evitare in ogni modo che ci sia un disavanzo di amministrazione. Vediamo una delibera di mantenimento degli equilibri di bilancio, non ci interessa il comune, vediamo in brevi termini. Eccola qua, vedete, abbiamo una variazione a bilancio di previsione finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Leggiamo l'introduzione perché è quella che ci interessa. Ricordato che l'articolo 193, di cui abbiamo visto prima, del testo unico enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000 salvaguardia degli equilibri di bilancio, disponeva che entro il 30 settembre, ecco il termine, il Consiglio Comunale provvede alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi adottando i provvedimenti necessari per l'eventuale ripiano dei debiti fuori bilancio dal ripristino del pareggio finanziario eventualmente compromesso. Come faccio a sapere se è compromesso? Perché me lo dice il responsabile dell'ufficio ragioneria. È evidenziato che il principio contabile della programmazione punto 42 lettera G, anticipato l'operazione di verifica e salvaguardia del bilancio al 31 luglio di ciascun anno e che di conseguenza il testo del citato articolo 193 è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 118/2011 con effetto per l'esercizio 2015, visto che il citato articolo 193 recita, lo leggiamo, gli enti locali rispettano durante la gestione nelle variazioni di bilancio, abbiamo visto prima, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui l'articolo 162,6, che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque, sottolineo ancora, e almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consigliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa della gestione residui. I provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui è articolo 194, debiti fuori bilancio, le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, eccetera, eccetera. Qui rimandiamo tutto quanto. Che cosa dice? Dice di fare queste variazioni. Fatte queste variazioni, il Consiglio Comunale ha ristabilito il mantenimento degli equilibri di bilancio. Entro il 31 luglio, almeno una volta entro l'anno, entro il 31 luglio occorre fare queste cose. Assolutamente, perché il Consiglio Comunale, ripeto, può essere sciolto. Questa viene dichiarata immediatamente esecutiva. Qua abbiamo i prospetti contabili dove ci dicono dove è stato variato il bilancio e con quali importi. Questi vengono prodotti dall'ufficio ragioneria, sempre un altro allegato. Scorro velocemente e qua abbiamo il parere favorevole del responsabile finanziario e qua abbiamo il certificato di pubblicazione, eccetera. Allegato a questo, ovviamente, deve esserci anche il parere del revisore dei conti. Abbiamo ancora tempo, facciamo questo e poi ci fermiamo, perché poi dovremo affrontare un'altra incombenza. Oggi siamo stati velocissimi. Ci sono domande? No. Tutto chiaro, mi fa estremo piacere. Adesso vi stresso con l'ultima incombenza da parte del Comune di Cielo Azzurro. Abbiamo visto il bilancio di previsione, anzi facciamo un riepilogo. Abbiamo visto il documento unico di programmazione che ci dice che cosa ha intenzione di fare l'amministrazione nel corso non solo dei 3 anni del bilancio di previsione, ma addirittura nel corso dei 5 anni di sua permanenza al governo del Comune di Cielo Azzurro. Abbiamo visto i principi che ci servono per il bilancio di previsione, come è costituito il bilancio di previsione. Abbiamo letto il bilancio di previsione, abbiamo visto quante e quali informazioni ci dà il bilancio di previsione, abbiamo visto le variazioni del bilancio di previsione, abbiamo visto l'obbligo del controllo del mantenimento, l'obbligo della verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione. Ne manca uno. Che cos'è? È l'assestamento definitivo. Entro il 31 luglio, almeno una volta l'anno, entro il 31 luglio dobbiamo verificare che gli equilibri vengano mantenuti, e abbiamo visto che nel caso il Consiglio Comunale nulla faccia, viene sciolto. Ci manca l'assestamento definitivo, che vediamo subito. L'assestamento generale. Che cos'è l'assestamento generale e perché viene fatto? Questo è più semplice. Il legislatore ci dice: entro il 31 luglio fai tutte le variazioni che vuoi, entro il 31 luglio devi controllare che vada tutto bene, ti do un'ultima estrema possibilità per assestare il bilancio di previsione in previsione che non succeda niente, in modo tale che tu possa chiudere il bilancio tu possa chiudere l'esercizio, se non in avanzo di amministrazione, almeno di evitare un disavanzo di amministrazione. E abbiamo l'assestamento generale del bilancio, articolo 175,8. Mediante la variazione di assestamento generale, quindi se è una variazione dovremmo rispettare tutta la normativa che abbiamo visto prima, con tutti i pareri di cui abbiamo visto prima,
deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, comprese il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Che cos'è? Che cosa dà in più questo assestamento generale rispetto alle variazioni che abbiamo visto prima? Ci dà la possibilità di variare tutte le voci di entrata e tutte le voci di uscita, compreso il fondo di riserva e di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Con l'assestamento generale, lo vedete lì, è possibile impinguare il fondo di riserva fino al limite massimo del 2% delle spese correnti. Perché il legislatore dà questa possibilità che prima non aveva mai citato? Lo cita solo in occasione dell'assestamento generale. Perché è facile capirlo. Caro Comune di Cielo Azzurro, tu hai fatto tutto quello che hai voluto. Io legislatore ti do la possibilità, l'ultima possibilità, perché poi non potrai più fare variazioni di bilancio, ti do la possibilità, l'estrema possibilità, di andarti ad impinguare il fondo di riserva fino al limite massimo del 2%. Perché da questa possibilità, legislatore? Perché nel caso, adottata questa delibera, non essendo più possibile variare il bilancio di previsione, la giunta comunale può comunque prelevare fondi dal fondo di riserva per far fronte a spese impreviste, imprevedibili e potenziali. Quindi il legislatore dà l'ultima possibilità al comune perché venga mantenuto e perché sia fatto tutto il possibile per evitare un disavanzo di amministrazione. Vediamo. Una delibera di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 è di un comune qua vicino, quindi vedete che prendo delibere un po' da tutti i comuni, ho preso delibere da città, da piccoli comuni, questa l'ho presa da un comune qua vicino. Leggiamo sempre la parte introduttiva, che è quella che ci fa capire perché la parte contabile non è che ci interessa. Che cosa ci dice questo comune di Cielo Azzurro? Ci dice: richiamate le deliberazioni Consiglio Comunale numero delle immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione unitamente al documento unico di programmazione. Richiamata la delibera di giunta comunale, approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda l'assegnazione di risorse finanziarie al dirigente e ai responsabili di settori titolari di posizione organizzativa. Atteso che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 4.2 lettera G dispone che il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio venga presentato al Consiglio Comunale unitamente all'assestamento del bilancio entro il 31 luglio di ogni anno, considerato che il bilancio di previsione è stato recentemente approvato, le variazioni riguardano principalmente stono di fondi tra interventi che presentano stanziamenti eccedenti rispetto al fabbisogno dell'intero esercizio e stanziamenti che risultano insufficienti. Tali operazioni sono avvenute prevalentemente all'interno dei budget assegnati ai singoli responsabili. Dato atto che tale variazione non incide sul rispetto del patto di stabilità, che vedremo, tuttavia l'obiettivo può essere raggiunto solo a condizione che tutte le entrate, in particolare quelle in conto capitale, si attengano alle previsioni che la Regione Veneto rispetti il cronoprogramma nell'erogazione dei contributi assegnati, considerato che si rende necessario acquisire il parere da parte del revisore dei conti.
richiamati il decreto legislativo 267, il decreto legislativo 118 2011 delibera di approvare quale parte integrante del presente provvedimento quanto esposto in premessa, di approvare la variazione bilancio e previsione del 2015 come risulta dall'allegato, e qua abbiamo tutte le variazioni. Andiamo sotto, vediamo che sulla proposta abbiamo il parere di regolarità tecnica, abbiamo il parere di regolarità contabile, questi devono essere sempre presenti. Qua abbiamo le osservazioni del responsabile che dice: guardate, propongo questo perché è successo questa cosa, quindi è necessario provvedere, delibera di approvare la presente delibera e di dichiararla immediatamente eseguibile. Adesso che abbiamo visto tutto ciò che succede nel corso dell'anno, dovremmo affrontare la parte, ci stiamo avviando verso la parte conclusiva, ed è quella del conto consuntivo. Facciamo la presentazione, poi la lettura del conto consuntivo la rendiamo a domani. Siamo arrivati alla conclusione dell'esercizio. Abbiamo approvato la DUP, abbiamo approvato il bilancio di previsione, abbiamo approvato il PEG, il piano esecutivo di gestione, dando la disponibilità di capitoli di entrata e uscita ai responsabili del servizio e al dirigente se c'è. Abbiamo fatto le variazioni di bilancio, abbiamo controllato il mantenimento, abbiamo controllato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, abbiamo fatto l'assestamento definitivo, abbiamo concluso il nostro esercizio, siamo andati oltre il 31 di dicembre, dobbiamo approvare il conto di bilancio o il conto consuntivo, secondo l'articolo 228 del testo unico. Che cosa dobbiamo fare per arrivare alla stesura del conto consuntivo? Dobbiamo fare delle cose, ne vediamo alcune dopo. L'operazione, la prima operazione è un'operazione preliminare, dobbiamo fare il riaccertamento dei residui, dobbiamo andare a vedere se i residui attivi e se i residui passivi hanno ancora sussistenza di essere. Perché? Perché ce lo impone il codice civile. Per esempio, abbiamo la prescrizione ordinaria dopo 10 anni. Che cos'è la prescrizione ordinaria? Siamo qua apposta per capire che cos'è la prescrizione ordinaria. Per esempio, ma non c'è solo questa. Io mi indebito, ho acquistato della verdura dal nostro amico qua e sono suo debitore per 10.000 euro, a parte che lui mi richiede subito, ma comunque facciamo un caso estremo che non capita quasi mai, ma non è poi così cerebrale, lunatico l'esempio. Ho acquistato 10.000 euro di verdure e non ricevo mai la fattura, ma io sono comunque debitore, so che gli devo 10.000 euro, non ricevo mai la fattura. Dico, vabbè, se non ricevo la fattura dovrei chiamarlo e dirgli: senti, per piacere mi mandi la fattura e ti pago la verdura che ho acquistato. Io sto in attesa e attendo
per tutta la vita, sono suo debitore per tutta la vita. No, a un certo punto, se chi è creditore nei miei confronti non si fa vivo, non può pretendere dopo 30 anni, ah, per me che le ti ricordi che mi devi ancora 10.000 euro. No, se dice il legislatore, se per 10 anni, prescrizione ordinaria, non ti sei mai interessato dei tuoi averi, significa che quel tuo avere proprio non ti interessava, e quindi per me che le è sciolto dall'obbligo di essere tuo debitore. Può essere il caso di avere iscritto per esempio una spesa, di aver iscritto a suo tempo 10 anni fa una spesa che non è mai stata attuata per 10 anni, che per 10 anni l'abbiamo mantenuta nei residui, all'undicesimo anno, la scadenza del decimo anno, quindi all'inizio dell'undicesimo anno, la rivediamo e la cancelliamo. Se cancelliamo, e qua entriamo nella particolarità tecnica, un residuo passivo, se per il semplice fatto che cancelliamo quel residuo passivo avremo un avanzo o un disavanzo? Non devo più dei soldi, ho un avanzo di amministrazione o un disavanzo? Avrò l'avanzo, sì, perché tolgo una passività. Un'entrata, per me che lei mi deve 10.000 euro ancora dell'ICI vecchia di 10 anni fa, per me che lo conosciamo tutti, non si sa più dove è andato, io ho mantenuto quel residuo attivo per 10 anni, per me che lei, Dio sa dove è finito, lo mantengo ancora? No, lo cancello, perché tanto per me che lei, personaggio conosciuto, per il semplice fatto che tolgo un residuo attivo, avrò un avanzo o un disavanzo? È un contrario di prima. Ecco perché la gestione dei residui la devo fare, perché la gestione dei residui mi porta alla conclusione finale che posso avere una gestione, stiamo parlando di solo i residui, dopo vedremo la competenza, ma il ragionamento è sempre lo stesso, ecco perché mi soffermo sui residui. Se io tolgo tanti residui passivi avrò un avanzo, se tolgo pochi residui attivi avrò un disavanzo. Quindi il pareggio, se i residui passivi sono superiori ai residui attivi che tolgo, avrò un avanzo, il caso contrario opposto, tolgo tanti residui attivi e pochi residui passivi, la parte dell'avanzo di amministrazione derivata dai residui, dalla gestione dei residui, dal riaccettamento, meglio dobbiamo abituarci a utilizzare i termini corretti, il riaccettamento dei residui attivi e passivi mi può dare un avanzo o un disavanzo nella gestione residui, che poi confluirà nell'avanzo o disavanzo di amministrazione complessivo quando avrò fatto il bilancio, il conto consuntivo della parte competenza. Leggiamo: prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, il comune di Cielo Azzurro provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, che consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui l'articolo 3,4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 successive modificazioni, che poi questo viene ricannato nell'articolo 228,3 del testo unico. Perché delle ragioni? È molto semplice. L'avvocato Azzecca Carbugli ha patrocinato una causa per il comune di Cielo Azzurro. Ha mandato una parcella parziale. La determina di assegnazione dell'incarico di assistenza legale era di
10.000 euro, ha mandato una prima parcella di 3.000 euro, l'altra parcella non è più arrivata, ma io ho mantenuto la prima parcella, l'ho pagata, ho mantenuto a residuo passivo la cifra per pagare l'avvocato Zecca Garbugli. L'avvocato Zecca Garbugli a un certo punto manda un fax, una letterina, dice: sentite, guardate, non mi interessa più, so che il comune mi deve ancora, ma per ragioni mie personali non voglio essere più pagato. Questa è un'evidente ragione, non ho più ragione per mantenerlo. Oppure ho tutto documentato, per questo che ho detto che manda il fax. Finché non ho verificato il mantenimento delle ragioni in termini di codice civile, cioè siamo sicuri che dobbiamo ancora questa cifra, siamo sicuri che abbiamo il diritto di ricevere quest'altra cifra, finché non ho verificato il mantenimento delle ragioni a termini di codice civile, credito debito, di quanto è stato indicato nei residui attivi passivi, non posso fare nulla. Se la ragione è ancora valida, il comune Azzecca Garbugli, l'avvocato Azzecca Garbugli mi ha mandato una letterina che dice: comune di Cielo Azzurro, ti ricordo che mi devi ancora, ma ti manderò, se quando avrò voglia, la parcella, comunque io dovrò mantenere quel residuo, perché l'avvocato Zecca Garbugli, il suo lavoro, dopo 2 anni si è ricordato di intanto sospende i termini per la prescrizione ordinaria, dopo 5 anni mi rimanda un'altra letterina e mi dice: guarda che mi devi ancora, ti manderò. Io comunque devo mantenerla. Ho un procedimento di contestazione di una fattura per la fornitura dei mobili dell'ufficio del signor sindaco. I mobili cadono per terra, non ti pago la fattura. Ovviamente si manda la letterina alla ditta fornitrice, alla Pernecle S.p.A. fornitura di mobili, sempre lui: non te la pago la fattura, perché i mobili che mi hai mandato non sono di qualità, cadono per terra, eccetera. Ti faccio causa. Io comunque devo mantenere la cifra, perché sarà il giudice che dirà: comune di Cielo Azzurro, non pensarci neanche per andare a pagare per Nechele, perché già lo conosciamo. Quando mi arriverà la sentenza del giudice che mi dirà così, io cancello immediatamente la cifra. Oppure una contestazione presso la commissione tributaria, che dice: io ho chiesto una determinata cifra per Nechele per un'imposta del comune, questo mi ha fatto opposizione, la commissione tributaria scrive al comune di Cielo Azzurro e dice: guarda che stavolta ai noi dobbiamo dare ragione per Nechele, quindi questa entrata la devo togliere, ma devo sempre avere pezza giustificativa. Poi che cosa devo fare? Devo fare una corretta imputazione al fondo crediti di dubbia esigibilità per Nechele, che non si sa se paga oppure no. E come la devo fare? Queste sono le percentuali previste dal decreto legislativo 118 del 2011, che mi dice il 36% lo devo inserire nel 2015 se non ha aderito alla sperimentazione. Sapete che alcuni comuni sono stati incaricati per la sperimentazione del bilancio armonizzato, altri no. Il 55% si è aderito. Nel 2016 devo inserire il 55%, il 70% 2017, l'85% il 2018 e il 100% nel 2019. Non mi ricordo più se abbiamo visto, sì, mi pare di sì, la volta scorsa, come veniva calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità. Il 55% è il
Sulla montata dei crediti secondo uno schemino che abbiamo già visto. Quando mi dai la chiavetta c'è tutto quanto, quindi non ti preoccupare, nessuno resta indietro. Vediamo questo e dopo ci fermiamo, perché sennò diventa una cosa. Anche io delle banche. No, perché l'intervento ultimo qua. L'ultimo intervento qua è della Draghi Company. Della? La Draghi Company. Ah. La fiume. Sì. Vabbè. Pareggio di bilancio preventivo non è conforme ai precetti dell'articolo 41,4 della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio e conto consuntivo dell'esercizio precedente. Qua abbiamo addirittura una sentenza della Corte Costituzionale. Perché ve l'ho citata? Perché vi ricordate quando abbiamo visto il bilancio di previsione, nella prima riga c'era la parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Che cosa dice la Corte Costituzionale? Caro Comune di Cielo Azzurro, non sognarti di avere il pareggio del bilancio di previsione mettendo all'inizio l'avanzo di amministrazione che non sia ancora stato approvato. Ho capito che avrai un avanzo di amministrazione, ma finché non avrò un atto formale dove mi dice abbiamo approvato questo avanzo di amministrazione, tu comune di Cielo Azzurro e ovviamente tutti gli altri comuni, perché è una sentenza della Corte Costituzionale, non sognatevi di fare questa operazione. Perché non è certa. Quote vincolate del risultato di amministrazione, l'avanzo. Se la legge e i principi di contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa, i vincoli possono derivare dalla legge statale o regionale, da mutui o finanziamenti per finanziamenti, da trasferimenti vincolati, da entrate straordinarie quando l'amministrazione ha attribuito un vincolo di specifica destinazione. Questo non è qualche cosa di facoltativo, è obbligatorio. Ci sono quote vincolate del risultato di amministrazione. Se ho un avanzo di amministrazione, non tutto è disponibile. Ci sono quote previste dalla legge, oppure previste da trasferimenti vincolate, oppure da entrate straordinarie, che devono essere accantonate nel risultato di amministrazione, nell'avanzo di amministrazione. Non tutto l'avanzo di amministrazione è disponibile. Io mi fermerei qua, perché sennò la massa di informazioni è esorbitante. Dopo abbiamo sentito tante cose, non resta niente. Spengo la registrazione, domani andiamo avanti e facciamo un po' di ricreazione. Un attimo che spengo la registrazione.